Allora, Paint è un progetto di Poste Italiane che fa parte di un progetto più grande che è Poste per i piccoli comuni. Sostanzialmente, comuni di meno di 5.000 abitanti, Poste si è impegnata a riqualificare gli uffici postali, quindi wifi gratuito, abbattono le barriere architettoniche, mettono i postmat nuovi. In mezzo a tutta questa massa di uffici, che sono tanti, hanno deciso di appunto fare questo progetto più piccolo, che è Paint, che è Poste e Artisti insieme nel territorio. Sostanzialmente hanno selezionato 20 uffici postali sparsi in tutta Italia, tutti in comuni di meno di 5.000 abitanti, e hanno fatto un bando a cui hanno partecipato street artist, sia italiani che internazionali, e sostanzialmente riqualificano questi uffici tramite la street art, quindi fanno dipingere da appunto 20 artisti gli uffici postali, l'esterno degli uffici postali. Diciamo che sono riuscito a fare questo lavoro perché il lavoro che è in esposizione, cioè il reportage che ho fatto, è sulla seconda edizione di Paint. La prima edizione non aveva un fotografo che seguiva tutto il progetto, ma l'agenzia che organizza l'evento, che è PPT Art, un'agenzia che si occupa di eventi artistici, soprattutto street art, chiedeva praticamente agli artisti se avevano qualcuno a disposizione che andasse a documentare con foto e video il lavoro. L'ultimo ufficio della prima edizione è stato fatto da un ragazzo di Cremona, che è Jacopo Ghisoni, luogo comune, che ha partecipato anche al PAF dipingendo l'opera che c'è in via Giuseppino. Lui aveva postato su Facebook, molto banalmente, aveva postato su Facebook: ciao ragazzi, qualcuno può venire a... Io ho preso l'occasione, sono andato quindi a fotografare l'ultimo ufficio della prima edizione. Il lavoro è piaciuto, Poste mi ha contattato per fare, poi mi hanno chiesto di seguire tutta la seconda edizione, e quindi mi sono fatto tutto sto giro, ecco. Sì, allora, no, in realtà non sempre l'ufficio postale, cioè dipende dove è collocato, perché magari sono capitati posti dove l'ufficio postale non è nel cuore del paese, quindi in realtà è solo di passaggio. Questo succede soprattutto a Nord Italia, mentre Sud Italia di solito è già vissuto di più, cioè centro-sud è già vissuto di più come un luogo di ritrovo. Beh, sì, insomma, la cittadinanza è curiosa, quindi in tanti posti insomma, abbiamo avuto modo di fare amicizia con gente del luogo. Il classico Umarell, anche solo di passaggio, che si mette lì con le mani dietro a guardare, ma tante volte invece abbiamo avuto invece proprio a che fare con le persone, perché comunque si trattava di stare in un luogo 5-6 giorni, e quindi avevamo modo appunto di riuscire a entrare in contatto proprio con la comunità. E il bello del progetto è un po' quello, ecco, secondo me. Sì, allora in generale è stato sempre piacevole, ecco. Appunto, come ti ripeto, Nord Italia è stato più difficile, proprio la gente, non la vedi che è diversa. Sud Italia invece è sempre, insomma, arrivi, sei di casa. È stato bello Orgosolo in Sardegna, perché comunque poi lì c'è una situazione già di muralismo, il paese è tutto pieno di murales già da... quindi c'era tutto quel discorso lì. È stato bello, per esempio, mi viene in mente Calitri, che è in provincia di Avellino, perché l'ufficio postale è proprio nella piazza del paese, quindi di base c'era la cricca di signori che erano lì comunque stabili. E il ragazzo che ha dipinto è un ragazzo argentino che vive a Berlino, quindi c'era tutto questo mix di cose particolari, e lì siamo stati proprio adottati, nel senso che c'erano la signora della panetteria che ci portava la colazione la mattina. È stato bello. Ho incontrato lì un signore
che è di, vive lì da tipo 30-40 anni, ma in realtà è di Verola Vecchia, e quindi quando ha sentito che c'era un ragazzo di Cremona è venuto subito a parlare, perché voleva parlare in dialetto, perché gli mancava parlare in dialetto. E quindi comunque, vabbè, insomma, cose del genere più o meno dappertutto sono capitate, vicende, esperienze così, insomma. Comunque, vabbè, provincia, e la gente è lì, è curiosa, e quindi insomma è sempre stato abbastanza bello, ecco. Magari ci sono stati un paio di uffici che sono stati più difficoltosi per tanti motivi, però noi in generale siamo sempre stati bene dove siamo stati. Dico siamo perché parlo io degli artisti, ecco. Al sud, cioè centro-sud, effettivamente l'ufficio postale è visto più come un posto di aggregazione, perché comunque le persone si trovano, si fanno una due chiacchiere. Mentre, vabbè, ma a parte che comunque abbiamo fatto pochi uffici al nord, devo dire, però sì, la gente è più fredda, ma è proprio una questione di differenza, poi anche lì, poi in realtà quando rompi il guscio, poi dopo, vabbè, insomma, le persone sono tranquille dappertutto. La differenza poi, secondo me, appunto, come ti dicevo prima, non è tanto appunto la regione, è dove è situato l'ufficio postale. In alcuni uffici sono magari situati fuori dal paese, in zone periferiche, quindi sono meno di passaggio, molto, cioè, è un po' quello lì il discorso in realtà, mentre appunto è più facile che in Sud Italia l'ufficio postale è più centrale. Adesso non so bene le dinamiche dei piani regolatori o cose, però è capitato più spesso che centro-sud gli uffici postali sono proprio nel centro del paese. Quindi, mentre al nord, vabbè, per dirti, siamo stati il primo ufficio è stato l'NTI, che è in provincia di Belluno, se non sbaglio. Ecco lì, cioè, proprio non c'era nessuno, ma perché il paese è disabitato. Cioè, negli anni 90 non so, c'è un settore industriale, non mi ricordo di cosa, forse mobilifici, c'è stata una crisi grossa, e quindi il paese, in realtà, ci sono case di vacanza di gente di Verona o che ha le case di vacanza lì, ma il paese praticamente è deserto. Quindi tanti posti in realtà sono, cioè, il bello è stato anche vedere, capire le dinamiche di ogni paese, di ogni provincia, che appunto per tanti motivi poi le persone, ci sono meno persone, più persone, e anche la modalità con cui la gente ha a che fare con la gente che viene da fuori cambia anche per quelle cose lì. Ecco. Poi dopo in realtà il progetto in sé è molto, insomma, si tratta di due ragazzi che vanno a dipingere, e io che sono lì a far foto. Quindi, ma ci hanno fermato i carabinieri un po' di volte perché i documenti, perché non sapevano, non erano stati informati che c'erano i lavori, perché sono lavori edili in realtà, quindi sono i permessi del comune e tutto quanto. Però un po' di volte ci hanno fermato i carabinieri, perché comunque questa cosa della street art rimane ancora. Sala Paruta, che è in Sicilia, in provincia di Trapani. Ci hanno trovato i carabinieri, e l'ufficio postale è di fianco alla caserma dei carabinieri. E comunque sono venuti a curiosare, in realtà, perché insomma gli abbiamo spiegato tutto a posto.